Tutti bentornati in Cucina Canagnese. Abbiamo poca voglia di cucinare, fa troppo caldo, vero, in questi giorni. E allora prepariamo una gustosissima insalata di ceci. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 300 g di ceci, 50 g di feta, mezza cipolla o una cipolla rossa, dipende dalla grandezza che avete, 12 pomodorini, io ho scelto quelli gialli e quelli rossi, una zucchina medio grande, un cetriolo medio grande, un peperone giallo. Ci servirà dell'aceto di vino rosso, olio, sale e pepe. Facile, veloce, buonissima, l'abbiamo già provata e vi assicuro che ve la gusterete tantissimo anche voi. Mettiamoci subito a prepararla. Come prima cosa mettiamo in ammollo la cipolla rossa con un po' di aceto di vino rosso, che servirà a mitigare un po' il sapore forte della cipolla. Giusto il tempo di preparazione di tutti gli altri ingredienti, la scoleremo e si sarà addolcita ben bene. Ora prepariamo tutti gli altri ingredienti, iniziando dai pomodori. Li tagliamo a metà o anche in quattro parti se sono troppo grossi e li andiamo ad aggiungere nella ciotola. Tagliamo le due strette, tagliamola a metà e tagliamola a listarelle. Tagliamola poi circa 3-4 cm. Ora tocca al cetriolo, tagliamo le due estremità, peliamo bene dalla sua pelle. Noi questa ricetta abbiamo già provato a prepararla e l'abbiamo mangiata e gustata come piatto unico, veramente fresca, e con questo caldo che c'è in questi giorni è veramente ideale. Questo va tagliato invece a rondelle molto piccole, molto fini, e lo aggiungete alla vostra ciotola. L'ultimo ingrediente da preparare è il peperone. Tagliamo la parte superiore che tanto andremo a utilizzare, svuotiamolo dalla parte centrale che è i semi, tagliamolo bene a metà, rifiniamo con un coltellino piccolino la parte bianca e tagliamo la listarelle. Tagliamolo ancora a metà. Aggiungiamo pure nella ciotola. Tagliamo a listarelle anche la parte superiore. Non va buttato via niente. Finiamo di comporre la nostra insalata. Andiamo ad aggiungere la feta, i nostri ceci precotti e infine la nostra cipolla rossa scolata dall'aceto. Andiamo ad aggiungere un pizzico di sale, anche due, non tanto perché la feta comunque è già salata e insaporirà tanto la vostra insalata. Una grattata di pepe nero, olio d'oliva, infine. Diamo una bella mescolata e amalgamiamo bene tutti i sapori. Se potete ora lasciate riposare la vostra insalata di ceci in frigorifero
3-4 ore come minimo. Ancora meglio se la preparate la sera prima e la gustate ben bene il giorno dopo, per pranzo o per anche per cena. Noi ora dobbiamo lasciarla riposare prima di gustarcela. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.